È chiaro che fra tutti i premi quelli che ti danno maggiore soddisfazione sono quelli che provengono dai colleghi, dagli allenatori. E in questo caso ancora di più, perché viene dalla mia sezione, viene da persone con cui io ho giocato e ho parlato di calcio per tutta la vita, quindi questo è una soddisfazione ancora maggiore. Inizia l'insegna dell'orgoglio per un premio ricevuto direttamente dai suoi colleghi, la visita di Maurizio Sarri ad Arezzo, dove ha ritirato per la seconda volta in carriera il timone d'oro, riconoscimento messo in palio ogni anno dall'Associazione Italiana Allenatori Aretina, un dialogo a tutto tondo partito da quel Real Madrid, fresco campione d'Europa, contro cui il Napoli forse avrebbe potuto fare un po' di più. La mia sensazione poi è che nella seconda partita noi abbiamo perso solamente perché era un'eliminazione diretta, perché se era una partita di campionato non l'avremmo mai persa. È chiaro che quando abbiamo preso il gol dell'1-1 il discorso qualificazione diventava quasi impossibile, e questo ci ha fatto mollare un attimino a livello di determinazione e di motivazione. Che la Juve vada in crollo non è assolutamente prevedibile, la Juve è la squadra più forte, la Juventus è la società più forte, hanno già in rosa tanti giovani, stanno acquistando tanti giovani, quindi avranno un ricambio parziale e progressivo. Ma la Fiorentina era una squadra con qualche difetti, ma come tutti noi, come tutte le squadre, era una squadra con dei grandi pregi, perché a centrocampo secondo me hanno giocatori di valore, aveva un talentuoso assoluto come Bernardeschi, un attaccante che dal punto di vista tattico, a livello di movimenti, penso sia uno dei più forti che attualmente ci sono in Italia, come Kalinic, quindi aveva tante, un ragazzo esploso all'improvviso come Chiesa, quindi la Fiorentina aveva tante prerogative positive, ha fatto forse qualcosa meno di quello che poteva fare in questa stagione.